Bruno, al di là del risultato, io vorrei partire da quella standing ovation sul 21-15. La stagione è partita con tanti dubbi, con un palazzetto, diciamolo, non sempre pieno, con anche voi che avete un po' faticato. Ora date 3-0 alla Lube, in un palazzetto sold out che addirittura si alzi in piedi per applaudirvi. Cosa è successo? Cosa è successo? Lavoro, no? È quello che paga sempre, secondo me, il quotidiano che mettiamo qua, tanto sacrificio, come ha detto Giange dall'inizio. Se vogliamo arrivare ad un punto da giocarcela con tutti, dobbiamo mettere tanto, forse più degli altri. Non abbiamo magari il talento degli altri, tantissimi giocatori esperti, però possiamo arrivare lì, con lavoro, con intensità, che è quello che abbiamo messo oggi. È molto emozionante venire a un palazzetto nel tempio così, sai, io che ho già fatto di partite, però è sempre molto, molto speciale. Mi sono venuti i brividi in quel momento lì, perché non che era una cosa inaspettata da inizio stagione, perché come ho detto anche all'inizio, non volevamo anche mettere troppi le cose sul futuro, pensare al quotidiano, pensare ad ogni giorno, però stiamo anche in questo momento godendo ogni giorno, ogni vittoria, perché sappiamo il quanto difficile è, no, in questo campionato. Per questo oggi ce la godiamo questo momento, che devono venire i brividi più volte questa stagione, quello che auguro. Si diceva, no, prima di questa partita è l'occasione per capire, no, che livello è Modena, a pari punti con Civitanova, nessuna vittoria però negli scontri diretti a parte contro Piacenza, e arriva un 3-0 in un'ora e mezza con Civitanova che non arriva praticamente neanche a 20. Guarda, secondo me abbiamo affrontato molto bene subito dall'inizio con molta aggressività. Il primo set con la nostra battuta è stato veramente pesante. Sapevamo che per giocare contro una squadra che ha un palleggiatore come De Cecco devi tirare, devi essere aggressivo. Cosa che nelle due partite con loro non siamo stati così bravi. E oggi il primo set ci ha dimostrato che quella era la strada. Dopo sicuramente abbiamo fatto più errori in battuta, però in generale siamo stati molto intensi, no? Siamo in difesa, tocchi a muro, coperture, rigiocate, con molta, anche senza fretta, no? Nelle giocate, perché sapevamo che loro anche hanno un ottimo sistema di difesa, così per questo non avere fretta di giochiamo le azioni lunghe, sai, ci divertiamo, e questa è stata una grandissima partita, secondo me la più bella partita che abbiamo fatto in questa stagione. Toglimi solo una curiosità, quante volte in carriera hai fatto 3 ace consecutivi? No, mai, prima volta, prima volta proprio. Sai che mi sono sognato anche qualche giorno fa che facevo 5 ace, però era troppo, no? Ma il sogno così, però 3 dai, ci sta. Ti faccio una domanda, Bruno, ti faccio una domanda tecnica. Hai giocato la palla molto più spinta, soprattutto con Erwin e anche con Addis, mi sembra, rispetto alle partite scorse. La state provando in allenamento, o questa partita che richiedeva quella palla? Erwin è proprio pazzo, ragazzi, è venuto prima della partita, oggi facciamo questa palla a 7. Va bene, e l'abbiamo fatta, è così, è un po', ci viene questi momenti. Con Adi, secondo me, stiamo provando un po', però anche lui, diciamo, ha bisogno di una palla che arrivi, che non sia un po' che cada, che non abbia proprio la spinta, diciamo, no? Secondo me oggi siamo trovati bene e lui ha fatto una grossa partita. L'ultima cosa te la chiedo su Tommaso Rinaldi, che secondo me ha fatto una delle sue migliori partite dell'anno, ma c'è stata una difesa nel terzo set in cui è arrivato in ritardo e tu l'hai ammazzato con lo sguardo. Questo perché pretendi molto da lui, cioè credi che sia uno già a quel punto lì, no? Da tenere su tutte le difese. Ma sì, sicuro. Però lui è un ragazzo veramente eccezionale, sai, anche ascolta molto, è sempre molto attento e tutto. E qualche volta dobbiamo stare lì, no? Per non perdere la concentrazione in nessun momento. Sai, nello sport, nella partita, possono cambiare così. Io ho già vissuto delle partite che magari sei davanti e in qualche momento per questo ho provato lì di sgridarlo un po', però non sempre. È una cosa che abbiamo proprio questo tipo di rapporto, sai, molto, molto bello. Io con lui è stato anche lui un momento mi ha sgridato, che ieri ha sbagliato uno slash, oggi ha fatto lo slash, io ho detto che non dovevo più tirare slash, oggi ha tirato, ha fatto punto, mi ha sgridato anche, e questo dimostra il nostro, diciamo, il nostro rapporto, il nostro affetto. Senti, ma vi sentite l'alternativa più credibile a Perugia in questo momento, o esagerato? Non esageriamo niente, no, stiamo molto a livello, molto, diciamo, testa bassa, continuiamo a, non pensiamo al futuro, non pensiamo a niente, pensiamo adesso mercoledì una gara della Coppa CEV, che per noi è molto importante,
non possiamo mai abbassare la guardia, come abbiamo detto prima, bisogna di tanto sacrificio e dobbiamo continuare a farlo. Quello che verrà dopo facciamo i conti alla fine, però l'importante è continuare a pedalare. Però vincere a Piacenza e vincere stasera con la Lube può essere molto importante anche per la classifica finale, sono scontri diretti importanti. No, sicuramente questo ci dà, no, diciamo, a livello della classifica è importante, no? Sono, se riusciamo ad essere tra i primi quattro, garantisci almeno già di essere in quarti finale, di giocare a casa, sono cose che sono importanti per noi. Cercheremo di fare questo, però passo a passo. E di com'è il tuo campionato? Come lo giudichi? Ma la mia missione qua è di provare di dare l'energia sempre giusta, no? Ai giovani, di farli migliorare, crescere, questo è quello che sto cercando dall'inizio. E secondo me su questo riesco a vedere, no, insieme ai più esperti, che stiamo, secondo me, facendo un buon lavoro con loro. A livello tecnico sto migliorando, secondo me, sulla stagione, questo è una cosa importante, e quello più importante è la squadra. Io spero di continuare a giocare bene, però è più importante di aiutare a questi giovani a crescere.